vorrò vedere nei tra giardini. Con questi cambiamenti cosa succede. Ma avverrà la libertà finalmente di pensiero, di poter gestirsi come si vuole. Ma è troppo, è troppo. Tutti. È troppo. Ma ora restiamo quadrati, stiamo nel medioevo, restiamo. Non sto dicendo che non dobbiamo avanzare, però è troppo questo cambiamento. No, no. E sarà, alcune cose saranno anche esagerate, però ci sono tanti valori dentro questo cambiamento, sì, che dovremmo approfondire. Ma questo tocca sempre nell'avere dei valori. Non sto dicendo che è sbagliato, sto solamente dicendo che è troppo il cambiamento che stanno facendo, un po' alla volta. Ma non ci sono mai le mezze misure. Non ci sono mai le mezze misure, bravo. Però ho fatto bene. Le donne hanno fatto bene. Io sono d'accordo. Meno male, i giovani la pensano così. La mia minigonna non c'è più. Tu anche un po' più anziana, ma sei molto liberella. Ma sì, caro, lo sai, anche con te. Ti sono lasciato libertà, ti ho sempre lasciato. Meno male che ho. Devo restare quadrati. No, così esagerato, fumano anche noi, visto che è troppo, i comunisti, lì stanno facendo davvero la vera rivoluzione. Ma che cosa c'entra il comunismo? Cosa c'entra? Perché non mi ha detto che ci sia quelli che dicono sia la minigonna, sia la libertà di pensiero. No, i comunisti, mi ascolta, è sempre di sé la storia. Aspettavamo qualcuno? Ma a quest'ora? Chi c'è? All'ora di pranzo, nessuno? Signori, c'è il prevosto Don Bruno e la signorina Rosa Bertoli, assistente sociale. Il prevosto a quest'ora. Buongiorno, signorina. Benvenuto. Buongiorno, benissimo anche voi. Benvenuto in casa nostra. Se si vuole accomodare, c'è un pezzo. Che aria la porta da queste parti? Ho una notizia da dare, signora. Speriamo sia buona, Purtroppo non è una buona notizia. Riguarda vostro figlio Alfredo. Alfredo? Saranno di sicuro guai, di solito. Quando si parla di Alfredo si parla solamente... Papà, chi è Alfredo? Alfredo è il fratello della mamma che vive in America. Mamma mia, hai sempre problemi. Sempre i regali. No, è una buona persona. Ma è un disgraziato, è un disgraziato. È uno che non che non conta niente. Uno... Signori, vostro fratello è morto. Via, bambini, a giocare che c'è una bella giornata di sole. Dai, fuori a giocare voi. Su, dai. Nina? Sì? Guarda un attimo la mamma. E adesso non facciamo finta che ci dispiace, perché lo sapevamo benissimo che tipo era. Ha ragione Mario. Però era sempre vostro fratello. No. Ragazzi, era una persona, infine. Cioè dai, cerchiamo un po' di ragionare, avrà fatto tutto, ma è una persona. Ma che persona era? Abbiamo sempre sentito brutte notizie, però... I dispiaceri della nostra famiglia vengono solo da lui. Uomini, tenete a memoria questa morale. Abbiatela in pregio. Vecchi e giovani uditori. E lasciate la superbia che inganna. Ricordate, forza, bellezza, giudizio, i cinque sensi. Cosa fai? Alla fine, ognuno di voi resta solo se non ha con sé le sue buone opere. Dopo la morte gli uomini non potranno più fare ammenda e saranno esclusi da ogni pietà e clemenza. E se allora il rendiconto non sarà perfetto, Dio dirà, ite maledicti in ignum eternum. Ma di cosa è morto? Era malato e la malattia l'ha portato alla tomba. A voi non andava mai bene di quello che faceva lui. Noi non sapevamo niente. Era anni che non sentivamo. Sì, vabbè, comunque era poco di buono.
Signori, ricordate, tutte le cose della terra non sono che vanità. L'uomo perde la forza, la bellezza e tutti i suoi amici stolti, i suoi parenti, dopo le belle parole, fuggono via tutti quanti, tranne le buone opere. Ed è per questo che vi chiediamo di avere misericordia di lui. Misericordia? Ma quale misericordia? Perdonate e Dio vi renderà merito, anche perché lui di voi si è sempre ricordato. Vedi? Vedi che avevo detto. Tu lui prima, sì, mandava sempre qualcosa noi per l'anniversario. Si ricordava nel bisogno di noi e basta. L'unico desiderio che lui ha è di rientrare in patria e di poter essere seppellito nella tomba di famiglia. Giusto. Ecco, la tomba. Ecco. E un telefono io per portare in Italia. Sito. Mai visto una roba del genere. No. Paolo, tu non sei suo fratello, quindi ecco, la decisione forse è nostra. Sì, è nostra. Quindi... Scusate. Perché sono cose di famiglia. No. Queste. Io ho qui uno scritto che riguarda tutti voi. Si può mangiare. Che dici? Io sottoscritto. Alfredo Canotti, nato nel 1963 a Rovato, in provincia di Brescia, desidero lasciare i miei averi ai miei tre fratelli, Carlo, Firmina e Mario Canotti. Il valore in contanti depositati presso la banca americana filiale 18 di New York ammonta a 10 milioni di euro. Però. Tutti gli immobili per un valore di 20 milioni di euro, totale di 30 milioni di euro. Adesso si vede questa cosa. Chi sarà ancora oggi? Magari il papà ci compra la macchina. Signori, c'è la signorina Marta Vezzoli, amica di Francesca, e pacco regalo. Non mi va più giù. Il cellulare? Grazie! Francesca, due minuti, poi rientra. Sì. Non mi va più giù. Grazie. Due minuti. Sì. Ciao ragazzi, dove andate? Ciao. Solo per la città. Finalmente. Oh, buona e dolce. Che hai? Perché hai l'aria così triste? Se le notizie sono tristi, almeno dille con allegria. Altrimenti tu guasti la musica della dolce novella suonandola a me con viso così cupo. Sono stanca. Un po' di respiro. Dai, vai via. Mi dolgono le ossa. Vorrei che tu avessi le mie ossa ed io le tue notizie. E dai, parla. Gesù, che fretta! Non puoi aspettare? Non lo vedi che sono senza fiato? Le scuse che tu avanzi per questo ritardo sono più lunghe della storia per cui ti scusi. Rispondi! Le notizie sono buone o cattive? Per i dettagli aspetterò. Dimmi! Sono buone o cattive? Bene. Hai fatto la scelta sbagliata. Francesca, Menti. Ti avevo detto due minuti. Saluta Marta e rientra immediatamente, dai. Sì. E sai cosa ti dico? Tu devi stare lontana da mio fratello affidatario, capito? Perché tu gli fai schifo! Schifo! Che bugiarda! Vattene via! Via! Non fatti più vedere in casa mia! Ciao Marta. Ciao Marta. Ciao Marta. Ciao. Ciao.
Francesca, siediti bene, per favore. Cambiato il pensiero adesso, ha quei 30 milioni. Non è più il fratello cattivo. Beh, insomma, a me e Carlo qualcosa farebbero comodo, eh? Immagino. Non so, perché quello che ha fatto passare, i soldi non è che cambiano tanto le cose, eh? Non li vuoi? Ah, guarda, no, ci pensiamo adesso un attimo. Se fino un attimo fa non era nessuno, era un poco di buono. Signori, volete firmare oppure no? Cosa succede là? Cosa sta succedendo? Un momento, dovrei aggiungere una cosa. Ma preferirei che i minorenni uscissero, per cortesia. Sono grandi abbastanza, possono stare qui. Siediti. Preferirei che uscissero, per cortesia. Sì, dai Paolo, ha ragione l'assistente, sentiamo, dai, uscite bimbi. Posso uscire anche? Sì, vai. Per i miei figli decide l'assistente sociale, va bene. Mi spiace aver deciso il suo posto, ma devo parlare di un argomento un po' delicato. E riguardava proprio Andrea. Sì. Andrea. Non so come dirvelo, insomma. Andrea è il figlio di vostro fratello Alfredo, signora. Mio nipote. Sì, un nipote. È nostro nipote, nostro Andrea. Nipote. E cosa aspettava a dircelo? Guardi che io avrei voluto dirglielo anche prima. È stato Alfredo a non volerlo. Pensava che voi avevate un po' troppi pregiudizi nei suoi confronti. Ma cosa c'entra lui? No, magari dovreste Ma forse aveva anche ragione. Tuo cugino? Vabbè, Paolo, allora qui cambia tutto. Noi i soldi li prendiamo e li teniamo per Andrea. Quando sarà grande sono i suoi. Comincia a ciappare, dopo una parla. Diviso 5, ne? A questo punto direi che ha un dovere morale anche per noi, Carlo. Scusa. Sarà un bel ricordo. Dopo tutto quello che ci ha fatto pedare, almeno avremo un bel ricordo di lui. Bene. Quindi io firmo. Allora. Dove devo firmare? Qui. Qui, leggibile, grazie. Mio nipote. Nostro nipote. Nostro nipote. Sei contento? Qui, signora. Grazie. Per Andrea. Per Andrea. È un nuovo cugino. Bella, stai giocando. Stai giocando bene, brava. Gioca bene, eh? Anche te stai giocando bene, brava. Anche la mamma. Sì, ci penso io, ci penso io. Grazie, molto gentile. Grazie, anche a me. Che notizie oggi. Mamma, guarda che c'è da... Dammi la mano. Sì. Io dimmi il primo, però. Sì. Dimmi il primo. Fai quello che dico io. Serviria mia. Bravissima. Tutto a posto. Solo questo, va bene? Sì, solo questo. Tutto a posto. Ecco la signorina. Grazie, molto gentile. Grazie a voi. Sì, mi è passata la fame. Okay, sì, passata la fame. Che il mio compito finisce qui. Io vi rinnovo le condoglianze e vi do la benedizione. Nel nome del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata. Arrivederci. Buona giornata. Che stress c'è già qui anche adesso, non si può stare in pace. Ma cosa dici, Alice? Sì, Mario, quando ero a casa col babbo, egli mi comunicava tutte le sue opinioni, sicché se ero di opinione diversa, glielo nascondevo, perché a lui non sarebbe andato a genio. Mi chiamava la sua bambola e giocava con me come io giocavo con le mie bambole. Poi entrai in casa tua. Che parole adoperi per il nostro matrimonio? Voglio dire che passai dalle mani del babbo alle tue. Tu regolasti ogni cosa sul tuo gusto, ma io fingevo soltanto. Tu hai la colpa se non sono riuscita a niente. Che egoista! Qui non sei stata felice? No, mai. Ho creduto, ma con te non lo sono stata mai. Non felice? No,
soltanto allegra. E tu sei stato tanto bravo con me che la nostra casa non era altro che una stanza da gioco. Io ero la tua moglie bambina, come dal babbo era la figlia bambola, e di conseguenza i miei figli sono state le mie bambole. Questa è stata la nostra vita coniugale. C'è qualcosa di vero nelle tue parole, per quanto siano esagerate. Ma d'ora in poi tutto sarà diverso. Il tempo è passato. Ora viene il tempo dell'educazione. Educazione? Di chi? La mia o quella dei bambini? Tanto la tua quanto quella dei bambini. Oh Mario, tu non sei un uomo grande ad educare me. Giusto, non sono stata capace neanche di educare i tuoi figli. Però adesso è arrivato il momento che io impari a educare me stessa. Perciò io ti abbandono. Cosa fai? Te ne vai da tuo marito e dai tuoi figli? Precisamente. Allora c'è ancora una spiegazione possibile. Quale? Tu non mi ami più. No Mario, io non ti amo più. Precisamente, non ti amo più. Say you hate a girl. You missed out wanting him to know. You missed out wanting real to know. For a little pain. And now be known. Signori, il dolce. Oh. Ave. Matteo, è giunto il momento, mamma mia. Irina, Irina, sì? Prendimi la borsa lì che è pronta, quella all'ospedale, per favore. Va bene, Leo. Vieni, vieni. Ciao, fammi sapere. Ci vediamo. Ciao. Ecco, grazie. Grazie, Irina, andiamo, grazie. Andiamo. Grazie. Io posso comprare un coltello tascabile per mio fratello, ma voi non potete comprare lo Stato del Vaticano per vostro nonno. Si cammina con i piedi, ma ci si scalda con l'elettricità o con il metano? Chi vende un ovino oggi, domani avrà un bovino. Ci si può sedere su una sedia se la sedia non si ha? Bisogna sempre pensare a tutto? Il soffitto è sopra, ma il pavimento è sotto. Quando si dice sì così, tanto per dire. Ad ognuno il suo destino. Abbassa il lucido! Non si puliscono gli occhiali con il lucido da scarpe. Sì, però con i soldi si compra ciò che si vuole. A-E-I-O-U B-C-D-F-I. Dall'aglio all'olio, dall'olio all'aglio. Dall'aglio all'olio, dall'olio all'aglio. Ciuff, 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 ciuff. Non è di qua, ma è di là. No. Non è di qua, ma è di là. 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 Non è di qua, ma è di là.
Io sono Benedetta e sono figlia di Agnese e Matteo. Nascerò tra 5 secondi. La sindrome di Down e sono molto felice di essere venuta al mondo. Sarà la gioia della mia famiglia e di tutti quelli che mi vorranno incontrare. Allegra. E tu? Eri tanto... Che stress, questo che ria turno adesso. Ma cosa dici, Alice? No, aspetta, stai, ascoltala. Perché ti... vedi che tu non sei preoccupato a fare le cose. Ma... Buonasera, io volevo spendere solo 2 battute per ringraziare chi ha partecipato e la collaborazione che abbiamo avuto in quest'anno di lavoro
e vorrei sottolineare che il tema da raggiungere era quello dell'ascolto, perché spesso non ci ascoltiamo mai, per cui era un po' quello che volevamo passare questa sera. E è stato un lavoro molto forte, impegnativo, ma loro hanno dato tutto quello che era possibile, nonostante non sono attori, perché è teatro sociale, io credo che abbiano proprio veramente raggiunto il massimo di quello che loro potevano raggiungere. Per cui un altro applauso e un ringraziamento. Facciamo per le 6:30 alle 8. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood you ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road. Said, don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more.
Buonasera, io volevo spendere solo due battute per ringraziare chi ha partecipato e la collaborazione che abbiamo avuto in quest'anno di lavoro, e vorrei sottolineare che il tema da raggiungere era quello dell'ascolto, perché spesso non ci ascoltiamo mai, per cui era un po' quello che volevamo passare questa sera. E è stato un lavoro molto forte, impegnativo, ma loro hanno dato tutto quello che era possibile, nonostante non sono attori, perché è teatro sociale, io credo che abbiano proprio veramente raggiunto il massimo di quello che loro potevano raggiungere. Per cui un altro applauso e un ringraziamento per tutto il lavoro fatto. Credo che vengano Pasquina e Tullio Gallo, eccoli qua che arrivano.
Vorrei qui la casa famiglia pane e sale, per cui ti puoi fermare, Antonio. Antonio, Mary ed Elisa, che sarà in sala. Un rappresentante del gruppo Semplicemente Genitori. Gianni. Ecco Gianni. Un rappresentante della parrocchia. Il dopo prevosto, il vice prevosto, dai Don Gianmario, vieni. No, no. Il rappresentante del tavolo politiche giovanili, c'è qui l'assessore, nonché sindaco, Andrea Cottinelli. E il rappresentante della Fondazione Angelini, che ci ha salutato prima, spero che sia ancora in sala, famiglia permettendo. Allora, qui ci sono i rappresentanti, quindi dietro di loro ci sono molte altre persone, molte altre forze. Il rappresentante dell'Uno per Tutti, scusatelo, l'ho saltato, Nadia. Ok. Ecco Guglielmo Quarantini. Con questo progetto abbiamo semplicemente cercato di mettere insieme e far comunicare tutte queste realtà presenti sul nostro territorio. Ce ne sono forse qualcun'altra nascente, ma ci aspettiamo che si aggreghi magari in futuro, se andremo avanti così come ci stiamo un po' ripromettendo. Questo progetto ci ha detto che in qualche modo ce l'abbiamo fatta, era un progetto che serviva anche per farci conoscere e credo che la vostra presenza qui, di cui vi ringrazio vivamente, mi sia un po' la testimonianza. Io passerei la parola all'assessore per dirci buonanotte. Grazie a tutti. Allora io ringrazio tutti quanti, gli attori innanzitutto di stasera, ma tutte le associazioni che hanno lavorato a questo progetto. L'obiettivo per noi era quello di riuscire a far sì che ognuno mettesse in mostra il proprio pezzo, ogni associazione mettesse in mostra il proprio lavoro, la propria attività, il proprio impegno in mostra a tutta la cittadinanza, perché è importante per tutti i cittadini sapere che esistono risorse così attive e così importanti nel territorio. Siamo circondati da notizie negative, quando ce ne sono di positive è giusto anche condividerle. Il secondo grande obiettivo era un po' quello di ricordare a tutti che i comportamenti solidali non vanno attuati soltanto quando c'è il momento del bisogno, ma si può essere solidali in tanti altri momenti. La solidarietà rende migliore la comunità, soprattutto la solidarietà che si mette in campo quando uno non ha bisogno, perché quando c'è il bisogno la solidarietà è importante, ma viene quasi spontanea. È più difficile essere solidali quando uno sta bene, quando non ha nessun tipo di problema, quando non ha nulla che lo condizioni. Invece il messaggio è proprio quello di essere solidali con gli altri, con chi, col vicino di casa, con le altre persone del territorio, indipendentemente dal bisogno, perché così possiamo costruire una comunità migliore. Grazie a tutti. Bene. È finito e potete anche alzarvi. C'è il buffet. Accendiamo. It's me and you, boy. And as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.